Sono lì da non so quante settimane, questi premi Star Mitico, sia qui sul mio primo account principale che sul secondo account No Jamming, ed è arrivata finalmente l'ora di aprirlo. Ovviamente ragazzi, recuperatevi tutti i video che ho fatto sui vari Overdrive, sul nuovo Brawler Pearl, tutti i contenuti che sono usciti ovviamente sul canale, recuperatevi, ho voluto veramente dare priorità a quel tipo di contenuto. Oggi però siamo arrivati, anche se con un po' di ritardo, su questo Star Mitico. Detto questo, raga, mi raccomando, vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto attaccato nel shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi, ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un mi piace appunto per supportare Brawl. Detto questo, andiamo ad aprire adesso qui così sul primo account, poi ci spostiamo direttamente sul secondo per spiegarvi un po' quello che sta accadendo su quell'account No Jamming. Let's go, vediamo un po', mitico, eccolo qui, vediamo un po'. 270 punti energia. È stato molto emozionante. Ma lo sapevo che col primo account sarebbe andato a finire così. Andiamo sul secondo account. Allora ragazzi, secondo account, non lo apro da diversi giorni, da veramente tanto. Abbiamo quindi ovviamente l'offerta, abbiamo tutto il resto, un po' di cose anche da ritirare come i crediti eccetera eccetera. Non stiamo facendo più nulla, nel senso che regà, veramente non sono riuscito neanche a concludere lo scorso pass, e per quanto riguarda un account No Jamming è fondamentale. Però ragazzi, negli ultimi mesi ho avuto veramente poco tempo da dedicare a questo, che invece è un account dove devo giocare veramente tanto per completare tutte le missioni giornaliere, tutte quante le missioni generali delle varie missioni, diciamo, della stagione. Insomma, ma è un bel casotto. Questa volta ragazzi, il pass lo vorrei shoppare. Se dovessimo riuscire ad arrivare a una bella soglia sbloccando un po' tutte le gemme, è molto conveniente come cosa. Quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Io comunque nel dubbio appunto vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto attaccato, lasciandomi il mi piace per altri video sul secondo account che potrebbero arrivare, dato che dobbiamo sbloccare un po' di skin, o meglio un po' di brawler, scusate. Qui stavamo ancora decidendo cosa sbloccare tra 8-bit, tick e stecca. Rifacciamo un attimino il sondaggio, scrivete nei commenti quale vorreste come brawler da sbloccare come prossimo. Detto questo, ci andiamo comunque ad aprire lo Star Mitico, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare, sono molto curioso. Attenzione, attenzione, un po' deludente, un cicinino deludente. Allora, vediamo le missioni. Concentriamoci sulle missioni. Abbiamo Arraffa Gemme, ma anche Sopravvivenza. E per quanto riguarda i brawler, in realtà io direi Gelindo. Gelindo, che ce ne sono ben due, che non sarebbe male. Quindi vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Iniziamo subito, raga, perché poi nel momento in cui lasci stare un po' le missioni e qualcuna non la fai, qualcun'altra lasci un po' lì e te ne rimangono una marea da completare, si avvicina poi il finale di stagione che non... No, raga, me l'ha rubato. Io dovrei fare le kill. Dovrei proprio fare le kill, ragazzi, tra le varie missioni. Me lo ha già rubato. Perfetto. Cercherò di rubartene uno io. Ok, sì, è mio. Ok. 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 Me le prendo già le gemme, così almeno il mio compagno rimane abbastanza scarso, fa meno danni e io posso fare le kills. Dobbiamo anche ragionare queste cose. Dobbiamo... Che abbiamo visto che già ce ne ha rubate un paio e stavo usando... Oddio, in realtà una per ora. Dai, dai, che le rubo io quelle. Ah, già finito. Ok, ok, già è finito. Noi dobbiamo causare danni, vincere le battaglie, sconfiggere i nemici. Vabbè, ci sta, proviamo a rigiocare. Certo, Gerindo non è proprio il top per fare tutte queste missioni qui in sopravvivenza, Però è un brawler con cui abbiamo tante missioni. E quindi uniamo un po' l'utile al dilettevole e facciamo le cose insieme. Allora, prendiamo subito la giamperina. Lì si stanno a fare un bel po' di power-up. Occhio, perché questi mi sembrano abbastanza svegli. Ci dobbiamo fare i power-up anche noi. Attenzione. Cosa vogliono fare questi, No, no, no. Ah, non lo potevo utilizzare lì il gadget. Ok. Giustamente sulla giamperina magari, mi sa. Ah, si è fatto uccidere il mio compagnuccio, quindi io qui sono rimasto da solo, perfetto. Aspettate un po'. E io in realtà con Gelindo, se faccio una cosa del genere, me li bombo tutti e due. Se quello non scappasse. Let's go, ragazzi. Me li sono fatti tutti e due, Tutti e due, due contro uno. Attenzione. Oh, e comunque siamo ancora quattro team. Praticamente l'unico team che è andato giù è quello che ho ucciso io. Attenzione, qui c'ho Mortis. Ah, il Feng che lo...
Ma c'ho un Naruto, qua c'ho un Madara. Che è qua la partita dei personaggi di Naruto? Ok, quello è scappato. Io nel dubbio avevo messo pure il coso. Ah, ma il mio compagno era morto di nuovo. Un campione. Va bene. Va bene, ci sta. Però in realtà prima stava giocando bene. Questa partita sta giocando un po' troppo aggressiva. La sta giocando un pochino troppo aggressiva per i miei gusti. Però io torno a ripetere, devo fare le kill, devo fare i danni, quindi devo giocare un pochettino aggressivo. Allora, fermi tutti, perché il Carl... vabbè, me l'hanno rubata questi. Va bene, no, dobbiamo... No, dove vai? No, no, Stu, ti uccidono, tipo. Cioè, nel senso, esatto, non ti lasciano neanche... Cioè, signor Stu, vabbè, a posto. Va bene comunque. Va bene comunque... abbiamo fatto un bel po' di danni in realtà. Non credo che riusciremo a completarla in questo video, perché comunque parecchi danni e in sopravvivenza è difficile fare tutti questi danni. Infatti mi sono anche un po' sorpreso di essere riuscito a fare così tanti. Però va bene, va bene, va bene, va bene. Vediamo un pochettino che cosa riusciamo a combinare. Dai, 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 va bene, vatti a fare l'altra chest, così almeno ci sbrighi. Attenzione. Attenzione a questo boss molto aggressivo. Lo andiamo a far fuori subito. Anche un Beryl, gli potremmo fare un bel po' di danni. Ok. Faccio una cosa. Oh, vabbè, signor Carl. No, 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 me l'ha rubato, grazie. Però vabbè, almeno facciamo un po' di danni. Perfetto, qui la kill l'ho fatta io. Via, via lì. Mamma mia, raga, come ci siamo salvati. Ho usato un gadget e una ulti perfetti, devo dire. Qua abbiamo fatto veramente una gran bella giocata. Qua abbiamo fatto davvero una gran bella giocata. Qua contro Ems abbiamo rischiato forte. Lì abbiamo preso una kill. Qui abbiamo preso un'altra kill. Scontro finale. 12 power up. Possiamo fare tanti danni, soprattutto contro il Carl. Mamma mia, altra kill. Altri danni. Vai su che sei immortale. Vabbè, let's go. Ce la siamo anche portata a casa. Qua ho carriato di brutto, Qua ho carriato veramente di brutto. Abbiamo fatto delle gran belle giocate. Una missione completata. Qui addirittura 64.000 punti danno. Ma perché comunque avevamo un sacco di power up. Cioè siamo riusciti a prendere veramente tanti, tanti, tanti power up. Vabbè, continuiamo. Qua col signor Stu stiamo andando bene. Alla fine me ne ha rubate un paio di kill. Ma ci può stare. Ci può stare, vediamo, però la cosa importante quando dobbiamo fare danni in sopravvivenza è prendersi veramente tanti, tanti, tanti power up, perché così almeno ogni hit si fanno buoni danni, appunto. Ok, qua lo prenderei subito, la giamperina. No, signor Stu, stavolta che la doveva prendere non l'ha presa, incredibile. Diciamo che da questo punto di vista fa le giocate un po' al contrario, No, ho preso la cassa, vabbè. Ok, però almeno ho killato lui e mi sono preso due power up. Va bene, mi vado a prendere anche quest'altro power up. Ce ne sarebbe anche uno là, ma non facciamo in tempo a prenderlo, credo, ormai. Oddio, eravamo un bel po' di vita. Avevamo ottenuto un bel po' di vita, però... raga, no, il Dynamite qua va fatto fuori. Ma lui come è stato ucciso? No, ma a parte gli scherzi, non ho capito lui come... Ah, questi sono il Brock... E l'energetic di prima. Vabbè. Io li avevo anche fatti mezzi fuori, nel senso che l'energetic l'avevamo fatto fuori. Vabbè. No, no, lo potevi andare a hittare. Oddio, no, forse no. È che l'avevo sbattuto lì sulla cassa, quindi poteva approfittarsi, ma non ce l'ha fatta. Oddio, raga, mancano pochissimi danni. E ho una vittoria. No, raga, dai, direi di sì. Ammazza, ha quittato il signor Stu. Devo fare pochi danni e una vittoria, quindi dobbiamo arrivare almeno secondi. Dobbiamo arrivare almeno secondi, va bene. Con una Tara. Oh mio Dio. Insomma, non mi fa... cioè, preferivo uno Stu. Però da capire, perché se sta Tara gioca meglio dello Stu di prima, ovviamente è meglio. Chiaramente preferisco. Allora, abbiamo dovuto tirare anche la terza hit. Andiamo così. Io comunque devo fare ancora un po' di danni, quindi... Cercherò di giocare non proprio aggressivo. Oh, qua ci stanno due. No, regà. Qua c'è sta il doppio tank. Cioè, qua, regà, io posso fare un sacco di danni. Questi, regà, come avversari mi sarebbero dovuti capitare prima.
Prima mi sarebbero dovuti capitare come avversari questi. No, raga, è stato ucciso il mio compagno. Vabbè. E non sono riuscito ad uccidere la rosa qui. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Ok. Dai, Tara. Tanto non mi interessano più le kill, ma va bene. Che si è fermato ora il primo? Sì, mi sa di sì. Ma no, ma non sprecare la ulti. Ma che... No, spero abbia miscliccato. Ma questi? Ma questi? Mamma mia, raga. Mamma mia, cioè, sorry. Ma bravo, bravo. Dai, dai. No, mi sa non c'è altre hit. Se fossi riuscito a sopravvivere, ce l'avremmo fatta, peccato. Va bene, va bene, va bene, raga. Però abbiamo fatto un botto di missioni già. Oh, raga, incredibile. Raro. Nel video dell'altro giorno di Brawl, ragazzi, ho beccato due rari sul primo account. Mo' qua di nuovo raro. Solo rari ormai li sto a prendere, sti star drop. Oh, ma basta! Tra il primo e il secondo account, 4 star drop di fila rari. Ma che è? Ma che hanno... Hanno diminuito di un sacco la possibilità di trovare rarità un po' più superiori. Ma che ne so. Detto questo, ragazzi, ci siamo portati parecchio avanti. Poi qua andiamo a riscattare tutto, vediamo un po' la situazione e via. Vi ricordo, raga, il codice creatore fondamentale per supportarmi. GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciate un bel mi piace. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!